Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Casteggio rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Anche quest'anno verranno installate le luminarie natalizie a Casteggio e anche quest'anno l'amministrazione comunale ha scelto di non sostenere il costo di queste luminarie. La Proloco attualmente sta girando per le varie attività commerciali e raccogliendo le risorse economiche per poi installare queste luminarie natalizie. Ovviamente niente di obbligatorio, tutto facoltativo, c'è chi aderisce e chi no. Secondo lei è giusto che siano le attività commerciali a pagarle oppure avrebbe dovuto pensarci l'amministrazione comunale? Dovrebbe principalmente pensarci l'amministrazione comunale, visto che i commercianti pagano le tasse anche al comune. Eventualmente per qualche manifestazione supplementare potrebbe intervenire i commercianti, ma la responsabilità è assolutamente dell'assessorato al commercio del comune. Ma io penso all'amministrazione comunale che devi pensarlo. Come mai pensa questo? Perché sono un commerciante, dunque a me mi sembra che è giusto che la città paga le luci. Secondo me è sbagliato che siano i commercianti a pagare le luminarie, le cose, comunque tutte le spese di un paese destinate appunto ad abbellire e dare un senso natalizio appunto a Casteggio, quindi deve essere l'amministrazione. Perché trova che sia sbagliato? Perché secondo me cioè, i contribuenti hanno già fin troppe tasse e spese da pagare a loro carico. L'Italia sappiamo che sta andando ai rotoli e i risultati si vedono soltanto dalle strade che percorriamo ogni giorno, quindi chiaramente se l'amministrazione non ha soldi per pagare le luminarie allora non si fa niente, basta, ma perché devono pagare i contribuenti? Lei pensa che a Casteggio, perlomeno fino all'anno scorso, siano state sufficientemente valorizzate le festività, perlomeno per invogliare le persone che passano di qua ad entrare nei negozi o a girare per la città? Assolutamente no, è stata una situazione penosa negli ultimi anni che è andata via via degradando. Posso chiederle come mai pensa questo? Beh, bastava passeggiare per Casteggio gli anni scorsi, era una cosa talmente evidente che c'è poco da aggiungere. Lei ha un'attività commerciale qua? Io ho una cooperativa che lavora nel territorio con di Casteggio. No, va bene, come hanno fatto l'anno scorso andava bene, benissimo. Lei in che zona ha l'attività? Giusto qua, o per Becco. Ah, qua, quindi sulla piazza. Da questo anno abbiamo aperto, dunque. Quindi è il primo Natale per lei? Per cui sì, sulla piazza sì. Anche lei contribuirà per quanto riguarda le luminarie natalizie? Non lo so, poi vediamo quanti la cifra che chiedono. Quindi sarebbe comunque disponibile? Sì, penso di sì, sì sì. Ma c'è sempre molto di più da fare, però chiaramente parlare da fuori si fa presto. Bisogna essere dentro, bisogna vedere l'amministrazione quante spese ha, quanto ha da spendere e tante cose. Quindi è facile parlare da fuori, però chiaramente è sempre bello vedere un paese con le sue luci e le cose. Non sono più i tempi di una volta degli anni 80.